Torniamo al caso di ieri sera dove poi mi era preso un accesso di tosse. Abbiamo due classi, una classe quadrato che è la superclasse, la classe mio quadrato e la sottoclasse. La classe mio quadrato, in quanto sottoclasse, eredita dalla classe quadrato, superclasse, tutti i membri, si chiamano così public, col termine membri. Si intendono sia le variabili sia i metodi. I membri private non vengono ereditati, ma vengono inclusi nella struttura delle istanze della sottoclasse. Adesso vediamo cosa significa. Naturalmente, i costruttori non vengono ereditati, assolutamente. Il vantaggio è quello di poter riutilizzare del codice già esistente, estendendo le sue funzionalità, definendo quindi ulteriori metodi, oppure ampliando la sua struttura, aggiungendo quindi delle variabili, oppure ridefinendo il comportamento, di alcune operazioni, quindi andando a ridefinire o override alcuni metodi. Nella sottoclasse, quindi ridefinire metodi della superclasse dentro la sottoclasse. E per poter derivare una sottoclasse da una superclasse si utilizza la parola chiave extends. Questo è quello che abbiamo visto ieri sera. Vi ho fatto anche notare come funziona il compilatore. Il compilatore, quando trova una istruzione come questa, che è praticamente una chiamata di metodo sull'oggetto MQ, va prima a vedere MQ di che tipo è, cioè va a vedere di che tipo è la variabile MQ. La variabile MQ è di tipo mio quadrato, quindi cerca il metodo perimetro dentro alla classe mio quadrato. Se esiste lo esegue, se non esiste non è che dà errore, va a cercarlo nella superclasse diretta, cioè la classe quadrato. Qui in questo esempio lo trova ed esegue quindi il metodo perimetro di quadrato. Ma se non ci fosse stato lì il metodo perimetro, avrebbe continuato questa risalita verso l'alto fino ad arrivare a object. E naturalmente l'unica classe che c'è dopo quadrato è la classe object, la quale non ha nessun metodo perimetro. Quindi se non ci fosse stato qua dentro la classe quadrato perimetro, il compilatore avrebbe segnalato un errore. In questo caso, invece, quello che vedete sotto, quando viene chiamato metodo area su Q, si va a cercare. Q adesso non è più di tipo mio quadrato, ma è di tipo quadrato. Quindi il perimetro non dà problemi perché? Perché perimetro dentro alla classe che rappresenta il tipo di Q, c'è il tipo quadrato. Ma se richiamiamo area, il compilatore dà errore perché Q, essendo di tipo quadrato, il compilatore va a vedere qua dentro se c'è il metodo area. Non trovandolo, non va verso il basso, cioè non va nelle sue sottoclassi, va in alto nella classe object, dove non esiste nessun metodo area. Quindi errore. Sempre riferendomi alle classi e sottoclassi, come vedete, un altro esempio sembra simile al precedente, ma non lo è. Perché qua è stata aggiunta alla sottoclasse mio quadrato, è stata aggiunta intanto, c'era già prima la variabile, è stato aggiunto il metodo perimetro alla classe mio quadrato. Potrebbe accadere che io voglio definire, ma l'abbiamo già visto, con il metodo toString, dentro una sottoclasse, un metodo che si chiama nello stesso modo, ha la stessa firma, stessi parametri, stesso nome, stesso tipo restituito, ma ha un comportamento differente, fa una cosa diversa. Primo vincolo, la firma deve essere identica. Secondo, quando andiamo a fare un lavoro di questo tipo, dobbiamo aggiungere questa annotazione, chiocciola override sul metodo che andiamo a ridefinire. L'ambiente di sviluppo integrato, in alcuni casi ce lo mette in automatico, altre volte no. Quindi, perché metterlo? Non metterlo non dà errore, non dà errore, però metterlo aiuta il compilatore a capire che quello è un metodo ridefinito rispetto ad un analogo metodo nella superclasse. Poi può capitare,
talvolta che si voglia richiamare il metodo, non quello definito nella sottoclasse, ma quello definito nella superclasse. Esempio, qua ho una variabile mq di tipo mio quadrato e ovviamente ho l'oggetto, no, collegato a questa variabile, reference. Supponiamo che di voler chiamare su questa variabile il metodo perimetro della superclasse. Allora, si può fare? Sì. Se io qua invece di scrivere questa parola chiave super scrivessi mq, ci ritroveremo di nuovo nella situazione in cui il compilatore vede mq, va a cercare il metodo perimetro dentro mio quadrato e quindi esegue questo. Ma se io voglio che venga eseguito questo, beh, allora devo andare a scrivere non mq.perimetro, ma super.perimetro. Poi ecco il discorso dei costruttori. Qua diventa un po' difficile da spiegare così. Infatti voglio fare subito un esempio. Ma ci torniamo sui costruttori con un esempio pratico. Affrontiamo solo un attimo questo principio di sostituzione di Liskov. Il principio di sostituzione di Liskov è uno dei principi che si chiamano principi solid in ingegneria del software. Solid è un acrostico che sta per quello che vedete qua sotto, S per Single Responsibility Principle. E poi vabbè, Open Close Principle, Liskov Substitution Principle, che è quello che stiamo vedendo. Sono cinque principi dello sviluppo del software orientato agli oggetti, descritti da Robert C. Martin in diverse pubblicazioni dei primi anni 2000. Sono delle linee guida per lo sviluppo di software leggibile, estendibile e manutenibile. In particolare nel contesto di pratiche di sviluppo agili e fondate sull'identificazione di code smell e sul refactoring. Cos'è il code smell? Indica una serie di caratteristiche che il codice sorgente può avere che sono generalmente riconosciute come probabili indicazioni di un difetto. Interessante questo argomento, adesso non mi voglio soffermare. Refactoring è quando è una tecnica strutturata per modificare la struttura interna di porzioni di codice senza modificarne il comportamento esterno, applicata per migliorare alcune caratteristiche non funzionali del software. Allora, guardiamo questi due. Sono due classi che possiamo rappresentare con dei diagrammi di Venn, cioè come fossero degli insiemi. Quadrato sta all'esterno, perché? Perché è più generale, mentre il mio quadrato è una sua specializzazione, quindi lo mettiamo all'interno come se fosse un sottoinsieme. Questa semplice figura ci sta dicendo che se io prendo un mio quadrato, un oggetto, un'istanza del mio quadrato. Questa è sempre anche istanza di quadrato. Non vale il viceversa, perché preso un quadrato potrebbe essere un'istanza di mio quadrato, ma potrebbe anche trovarsi qua nell'area più verde più chiara dove non ci sono le istanze di mio quadrato. Quindi il principio è preso un'istanza della sottoclasse. Questa è sempre anche istanza della superclasse. Ma da che punto di vista però? Facciamo un altro esempio con persona. Persona, uomo e donna. Se prendo una donna, è una persona? Sì, è una, diciamo, una sottoclasse di persona, ma una, è un'istanza di questa sottoclasse, è sempre una persona.
prendo un uomo, è una sottoclasse di persona, è sempre comunque un'istanza, è anche sempre una persona, dal punto di vista concettuale. Se prendo una persona, non posso sapere se è una donna o un uomo. Cioè, non posso dire con certezza che è un uomo o che è una donna. Guardate questo esempio. Quello che vi ho detto si traduce poi nella possibilità di definire una stessa variabile Q come di tipo mio quadrato o di tipo quadrato, indifferentemente. Quello che c'è a sinistra dell'uguale è quello che vede il compilatore. Quello che c'è alla destra dell'uguale è quello che vede la Java Virtual Machine quando viene eseguito il codice. Il compilatore si basa sempre solo sul tipo delle variabili reference. Ma una cosa del genere l'abbiamo già affrontata, parlando di un altro argomento, le interfacce. Perché io posso scrivere, definire una variabile di tipo interfaccia, e creare una istanza con una classe concreta. Questo però può creare dei problemi. L'abbiamo già anche visto questo. Cioè, purtroppo il compilatore ragiona sulla base del tipo che sta qui e quindi va a vedere nella classe se esiste un metodo e potrebbe anche non trovarlo, perché magari si trova nella sottoclasse, in una sua sottoclasse. No, non, il tipo di ereditarietà in Java c'è solo un tipo di ereditarietà, che è l'ereditarietà singola, mentre in altri linguaggi di programmazione C, nel C invece abbiamo un'ereditarietà multipla. L'ereditarietà singola implica che una classe può avere solo una superclasse, mentre quando si parla di ereditarietà multipla, una classe può avere più superclassi. In C si può fare, in Java è stata fatta la scelta di non consentirlo, quindi io non potrò mai trovare dopo extends più classi separate da virgola, ma ci sarà sempre solo una classe e questo è anche uno dei motivi per cui si fa tanto uso delle interfacce, perché invece questo vincolo sulle interfacce non c'è, quindi una classe può implementare più interfacce, estendere una sola classe ma implementare più interfacce. Quindi vado a creare adesso un esempio, creo una nuova classe e ho detto dipendente. Poi metto poche cose, solamente un private string nome, tutto insieme. È un private double stipendio. Fine. Vado a creare i soliti metodi generate, anzi, non genero il costruttore, lasciamo così. Genero solo i getters and setters. Ok. E il toString. Ora vado a crearmi una classe dirigente. Il dirigente che cos'ha di diverso rispetto al dipendente? Supponiamo, stipati, proprio quello, lo stipendio perché ha un bonus. Vabbè, il valore dello stipendio, ma la variabile stipendio può contenere qualunque valore, ma pure un bonus. Quindi andiamo ad aggiungere, cioè ad aggiungere, andiamo a definire la classe dirigente dirigente che estende dipendente. Poi andiamo ad aggiungere questa private double bonus. Non ho bisogno, no, di ridefinire nome e stipendio, perché li troveremo all'interno del dipendente. Qua dentro la classe dirigente devo comunque aggiungere i vari metodi, per cui aggiungo i getter, setter e il toString, però il toString, per poter vedere proprio l'intera struttura, vado a crearlo così, source generate toString, e
vado dove c'è methods, no, inherited methods, e ci aggiungo il toString della superclasse. Così vedo tutta la struttura. Se no, quando lo stampo vedo solo il bonus, ma io voglio vedere tutto quello che c'è dentro. Quindi aggiungo toString così e poi vado a fare una piccola modifica perché poi la stampa non è bellissima fatta in questo modo. Quindi qua tolgo via. Quindi qua c'è bonus e poi tolgo via questo toString uguale più super toString. Questo serve solo perché così, ripeto, vedo l'intera struttura. Se non metto questo, mi fa vedere solo il bonus. Bene, adesso torniamo al test. Creo un'istanza di dirigente. Dirigente, dirigente uguale new dirigente. Allora, non so, mi sfugge il dito. New dirigente. Non c'è un costruttore con parametri dentro questa classe, quindi per creare l'istanza uso il costruttore di default. Qua importo dirigente. E lo stampo. Allora, vi faccio notare che l'oggetto è stato costruito in questo modo. C'è il bonus che è proprio la variabile che abbiamo definito dentro a dirigente, ma si porta dietro anche le variabili che sono presenti nella superclasse, solo in quella diretta e non tutte le superclasse, solo la superclasse diretta. Quindi il nome del dipendente e lo stipendio. Ovviamente sono tutti valorizzati ai valori di default, 0 e null, perché non abbiamo usato parametri. Adesso aggiungo a dipendente dirigente delle istruzioni che normalmente non ci devono essere, ma lo faccio apposta per farvi capire meglio cosa succede. Allora, dentro a dipendente non è necessario definire il costruttore di default, ma lo definisco perché dentro ci metto un assistant.out.println. Non si fa, attenzione, non si fa, però lo faccio per farvi capire. Public dipendente, aperta, chiusa tonda, questo è il costruttore di default che fa una stampa. Sto eseguendo il costruttore di default di dipendente. Poi faccio copio l'assistant.out.println, vado nella classe dirigente, anche qua vado a definire un costruttore di default. Dirigente. E dentro scrivo, sto eseguendo il costruttore di default di dirigente. Ora vedremo non solo la struttura del dato, ma vediamo anche in che modo vengono eseguiti questi costruttori. Io ho creato un'istanza di dirigente con il costruttore di default di dirigente e quindi magari mi aspetterei di vedere che viene eseguito il costruttore della classe dirigente. Invece no, viene eseguito prima il costruttore di default della superclasse di dipendente. E questo avviene sempre. Allora, quando c'è in entrambe le classi costruttore di default e io vado a creare un'istanza della sottoclasse, automaticamente viene prima chiamato il costruttore di default della superclasse e poi quello della sottoclasse. In automatico, io non devo fare niente, infatti io non ho fatto niente qua. Non ho dovuto specificare niente, ho solo creato l'istanza.
Cosa succede se dichiaro una variabile di tipo dipendente e vado a creare un'istanza di new dirigente? Nel secondo caso non cambia assolutamente nulla. A livello di esecuzione di codice, il codice è lo stesso, lo vedete? L'oggetto viene costruito nello stesso identico modo, cosa cambia? Cambia solo che in fase di compilazione, quindi prima dell'esecuzione, il compilatore vede questa variabile dirigente come di tipo dirigente, questa variabile dipendente come di tipo dipendente. E questo può fare la differenza perché magari richiamiamo un metodo che non esiste nella classe dipendente, pur esistendo nella classe, sottoclasse dirigente, e lì non ce lo lascia fare. Questo è il problema che si può verificare. Se definiamo un costruttore con parametri, cosa succede? Allora, proviamo a definire un costruttore con parametri nella superclasse. Quindi, per poter creare il dipendente, devo specificare il suo nome e lo stipendio. Potevo anche creare un costruttore con un solo parametro, il nome, o solo con lo stipendio, però insomma non ha molto senso, quindi in questo piccolo esempio creo già il costruttore con due parametri. Andiamo nella classe dirigente. Nessun problema. Ecco, se volessi creare il dirigente con un certo nome e cognome, come dovrei fare? Anche sui parametri prima viene chiamato il costruttore di dipendente. Ma se io voglio creare appunto un dirigente con un certo nome e un certo stipendio e un certo bonus, e quando mi trovo qui, come fa questo costruttore a sapere qual è lo stipendio e qual è il nome? Nella sottoclasse non basta scrivere il costruttore così, generate, construct, posso scriverlo anche a mano, dai. Non basta scrivere public dirigente, passargli la sua variabile come faremmo normalmente, double bonus. E poi andare ad assegnare a this. Punto. Ve lo ricordate questo, no? This.bonus uguale bonus. Non basta, perché proviamo a creare un'istanza di dirigente con un certo bonus. Vediamo cosa succede. Quindi questo è il terzo, è un altro esempio, chiamiamolo dirigente 2 uguale new dirigente e passiamo il bonus. Non so, bonus di 5.000 punto e virgola. E poi stampiamo questo dirigente 2. Eseguiamo. Mi ha creato il dirigente con il bonus di 5.000, però il nome e lo stipendio sono sempre nulle zero. Io invece voglio poter creare un dirigente con e allora significa che siccome viene chiamato il costruttore della superclasse, io sto nome e sto stipendio, glielo devo passare anche dalla sottoclasse, quindi infine, il costruttore di una sottoclasse deve passare i parametri al costruttore della superclasse. Quindi, se voglio usare questo costruttore qui della superclasse con nome e stipendio, anche il costruttore della sottoclasse dovrà avere nome e stipendio come parametri più le sue variabili. Quindi devo aggiungere qui, oltre al bonus, posso mettere prima o dopo, non ha importanza,
string nome double stipendio. Ma non basta questo, perché anche facendo così abbiamo un problema. Andiamo a vederlo. L'errore. Intanto l'errore perché il costruttore adesso ha tre parametri. Passiamo il nome. Rossi Mario, sempre lui. Lo stipendio 3.000 e il bonus 5.000. Ma io gli ho passati i parametri, perché continua a essere il nome null e lo stipendio zero? Ma li ho passati, manca qualcosa, no? Cioè, noi li abbiamo specificati, ma il problema è che bisogna passargli di proprio al costruttore della superclasse. E allora arriviamo alla conclusione di tutto questo esempio. Non basta scrivere così, ma devo passare con super, ma attenzione, non super punto, che serviva a richiamare un metodo della superclasse. Adesso funzionerà. Adesso abbiamo creato l'istanza di dirigente che include un pezzettino del dipendente. Ok? Quindi ve l'ho spiegato con un esempio, perché questo a parole non è semplice da far capire, però facendo l'esempio si vede molto bene. Quindi anche qui potrei aggiungere, tanto per completezza, in questo costruttore ecco, perché non lo scrivo come prima riga? Forse l'avevamo già visto, qualcuno si ricorda. Sto eseguendo il costruttore di dirigente, non quello di default. Perché questa chiamata super al costruttore della superclasse deve essere messa come prima istruzione, perché è la prima cosa che viene fatta, la chiamata al costruttore della superclasse. Quindi, anche qui vado a scrivere. Quindi non posso mettere nessuna istruzione prima della chiamata super, invece qua posso. Sto eseguendo costruttore di dipendente e possiamo vedere classi astratte. Allora, l'ulteriore costrutto in Java, abbiamo visto, ci sono le classi, ci sono le interfacce, ci sono le classi astratte e poi c'è questa relazione di generalizzazione e specializzazione tra classi che viene chiamata normalmente ereditarietà. Ecco, un altro costrutto è quello delle classi astratte. In realtà non è un nuovo costrutto, è sbagliato dire così, perché sono sempre delle classi. Ma il fatto che siano astratte implica che ci sono dei metodi privi di implementazione. Cioè ci sono dei metodi che sono astratti. E perché uno dovrebbe creare una classe con dei metodi astratti? La via di mezzo tra le classi e le interfacce. Quindi una classe astratta è una classe che ha un metodo astratto. Si può anche definire una classe astratta con metodi tutti concreti, perché basta mettere abstract nella sua intestazione. Però diciamo che normalmente è una classe astratta quando c'è almeno un metodo astratto, cioè privo di implementazione, come nell'interfaccia. Quando c'è un metodo astratto, non si scrive il codice, non si mettono le parentesi grafiche come nell'interfaccia, però bisogna aggiungere davanti la parola chiave abstract, cosa che invece nelle interfacce non è necessario né mettere public né mettere abstract, ma è come se ci fossero. Ho una classe shape, quindi una forma geometrica, e ho un metodo draw, adesso qua non ci interessa, immaginate, un metodo che disegna questa forma. Ecco, ma io come faccio a sapere come deve essere disegnata questa forma? Cioè non lo so, perché shape è una forma, ma può essere un quadrato, un rettangolo, può essere
in tre dimensioni, quindi che so, un cilindro. Quindi questo metodo dentro questa classe io non lo posso implementare. Lo scrivo, dico che è astratto, la classe automaticamente diventa astratta, però non inserisco l'implementazione. E allora mi potreste chiedere, beh, ma che serve? Scusami. Questa immagine significa semplicemente che è possibile derivare da una classe astratta delle classi concrete. Quindi l'ereditarietà ci può essere anche tra una classe astratta una classe, e delle classi concrete. Però con l'obbligo che le classi concrete devono fornire i metodi dei met le, scusate, l'implementazione dei metodi astratti. Una classe che non sia astratta non può avere metodi non implementati. Se derivo da una classe astratta una classe che non implementa tutti i metodi della classe astratta, a sua volta sarà astratta anche la sottoclasse. Si può fare, eh? In ogni caso, qua vedete che c'è il metodo area non implementato, astratto. Lo capiamo perché nel formalismo UML appare in corsivo. Quindi in corsivo, vedete anche la classe in corsivo, significa abstract. Quindi, quando poi vado a derivare la classe square dalla da shape, square so come disegnarlo, è un quadrato, quindi posso implementare il metodo che calcola l'area o posso implementare il metodo che lo disegna. In questo esempio c'è l'area. Non so calcolare l'area di una forma generica, ma so calcolare l'area del quadrato. Quindi quando derivo da shape square definisco il metodo area. Idem per il triangolo. Ok, quindi. Però ancora non si capisce perché io debba fare una cosa del genere. Se volessi creare un array contenente dei quadrati e dei triangoli, qual è il codice che dovrei scrivere per creare questo array? Voglio metterci sia quadrati sia rettangoli. Dentro un array ci può stare solo un tipo, non posso scrivere due tipi. Quindi uso il supertipo, shape. Creo un array di shape. Shape, che ne so, shapes uguale new shape e qua ci metto, che ne so, 10 o quello che è, insomma, la costante. Ho creato il mio array di shape. Qua dentro posso metterci sia i triangoli sia i quadrati. Il problema sorge qui, guardate, su questo array, quindi su shapes con indice 0, il primo elemento, ci siamo? Posso richiamare i metodi area e perimetro. Con indice 0. Punto area, vabbè, poi lo devo assegnare a qualche variabile, ma adesso non è questo che mi interessa. Cosa fa il compilatore? Quando chiamiamo il perimetro, guarda la variabile shapes con indice 0 di tipo shape. Va a cercare il metodo perimetro nella classe shape. Cioè, sì, lo esegue. Bene. Poi va a richiamare il metodo area sempre su un'istanza di shape, ma il problema è che dentro shape il metodo area non ha implementazione, perché non ce l'ha, perché appunto io non so come calcolare l'area di una figura generica. Però la differenza è questa, e fate bene attenzione, se non ci fosse stato il metodo astratto, il compilatore avrebbe indicato errore e quindi bisognava trovare una soluzione andando, che ne so, a non utilizzare, non si poteva usare un array di shape, dovevo usare un array di square separato da un array di triangolo. Ma mettendo invece il metodo astratto, il compilatore non si lamenta più, cioè ha capito che non c'è l'implementazione del metodo, ma non gli importa perché sa che nelle sottoclassi
un'implementazione ci sarà. Quindi lascia andare avanti anche se non c'è implementazione. E questo è un esempio, non è l'unico caso, ma è un esempio del motivo per cui può essere necessario definire una classe astratta. Il vantaggio è che procedendo in questo modo io ho definito questo metodo perimetro solo in un posto e questo perimetro viene ereditato dalle sottoclassi. Vediamo le interfacce, ritorniamo un attimo all'interfaccia che abbiamo fatto da poco. Ecco, usiamo sempre lo stesso tipo shape. Se la definiamo come interfaccia, nella shape non ci sarà solo area astratto, ma anche perimetro, perché non possiamo definire un'implementazione se non, come vi ho già detto, con metodi di default e statici. Quindi sono entrambi metodi astratti. Quando io vado a non a derivare, ma a implementare square triangle a partire da shape, devo fornire l'implementazione sia di perimetro che di area. E qua si perde un po' il vantaggio dell'ereditarietà, perché vedete che perimetro lo devo ridefinire, magari e sarà uguale il codice. Quindi lo devo mettere sia in square, sia in triangle, in tutte le classi che implementano l'interfaccia. Devo andare a definire questo metodo. Ed è forse anche per questo che sono nati i metodi di default nell'interfaccia. Perché questo ovviamente fa perdere un po' la caratteristica di riutilizzabilità del codice che abbiamo con la programmazione oggetti. E allora ecco, e concludo. Però cosa si può fare? Ed è un po' questo, se guardate la documentazione di Java, vi rendete conto che molto spesso ci sono, data una classe, di sistema, questa deriva da una classe astratta, la quale magari implementa un'interfaccia, che è questa soluzione che vi do qua. Quindi una soluzione valida potrebbe essere quella di avere un'interfaccia shape con perimetro e area che sono astratti. Una classe astratta, abstract shape, che implementa l'interfaccia shape, ma invece di fornire l'implementazione di tutti i metodi dell'interfaccia, fornisce solo l'implementazione del perimetro e naturalmente definisce la struttura che ha una forma, cioè ha un array di double che sono lati. Poi a questo punto da abstract shape possiamo derivare delle classi concrete, le quali dovranno solo più implementare il metodo area, che ovviamente cambia a seconda della figura geometrica, della forma utilizzata. Quindi questo, vedete, è un po' il modo in cui possiamo sfruttare tutti questi costrutti per andare a progettare le nostre classi e quindi a rendere il codice riusabile, efficiente, manutenibile, eccetera. Le interfacce da Java 8 in poi possono avere dei metodi di default, definire metodi di default con la parola chiave default, dei metodi statici, che sono quei metodi che si richiamano nome interfaccia, appunto, nome metodo. Questi non sono. Non è possibile fare l'override dentro ad una classe che implementa l'interfaccia, quindi non possono essere ridefinite, rimangono così, mentre questi possono essere ridefiniti all'interno di una classe che implementa l'interfaccia.